Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati. Terza giornata di lavori qui a Cagliari per le settimane sociali. Oggi è il giorno dedicato all'ascolto e alle proposte. Ospite d'eccezione è stato il Premier Paolo Gentiloni, un pomeriggio di proposte concrete per il nostro Paese. Ne parliamo questa sera col professor Mauro Magatti, ordinario di sociologia all'Università Cattolica. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. E poi ne parliamo anche con Marco Sideri, un giovane speciale perché è nato in Sardegna, emigrato all'estero in cerca di lavoro, oggi però sindaco di Ussaramanna, che è un piccolo borgo a meno di un'ora qui da Cagliari. Buonasera sindaco, bentrovato. Buonasera. Partiamo però dalla giornata di oggi. Vi dicevo, giornata segnata dalla visita del Premier Gentiloni, dalle proposte, lo sottolineo, proposte concrete presentate dal Comitato, frutto del lavoro di questi giorni sia nei gruppi dei delegati che nel lungo percorso insomma preparatorio che è stato fatto. Partiamo allora dalle proposte con l'aiuto della grafica, sono un vero e proprio piano per il Paese. Quattro le proposte, quattro le grafiche, cartello 1, lo leggo con voi, recita così: canalizzare i risparmi dei piani individuali di risparmio, i cosiddetti PIR. In qualche modo è una maniera per coinvolgere anche le piccole imprese, soprattutto per investire i patrimoni familiari delle generazioni adulte verso quelle magari più giovani. Lo spieghiamo meglio, prof. Sì, uno dei problemi che abbiamo ancora oggi è che non riusciamo a far arrivare le risorse finanziarie là dove servono, là dove ci sono le imprese, dove ci sono gli investimenti. Il governo aveva già introdotto dei nuovi strumenti, questi PIR, e li aveva riservati alle società quotate in borsa. La proposta è di estendere, naturalmente sotto certe condizioni, la possibilità di utilizzare questi nuovi strumenti che il governo aveva già introdotto anche alle piccole e medie imprese, che spesso sono quelle che popolano i nostri tessuti. L'idea è di avere la possibilità di un investimento per le famiglie che aiuti l'impresa, aiuti la crescita, aiuti l'occupazione. Quindi dai nonni ai nipoti, potremmo dire. Questo è un altro tema che abbiamo affrontato oggi. Abbiamo la generazione degli ultra cinquantenni, da 50 a 70 anni, che è la generazione che dispone di una quota significativa delle risorse risparmiate, mentre invece ci sono molti giovani che stanno partendo, non hanno risorse. Dobbiamo far transitare risorse dai primi ai secondi, così i secondi possono andare avanti e aiutare i primi anche per la loro protezione sociale. Cartello numero 2 ci porta invece al tema del rimettere il lavoro al centro dei processi formativi, cioè per ridurre la disoccupazione giovanile occorre intervenire proprio sul sistema educativo, perché dopo che uno fa un percorso di formazione ha la necessità appunto di ritrovarsi in mano una formazione. Marco, è quello che è capitato a lei, è vero? Sì, in parte sì, in effetti c'è spesso il rischio di uscire da un percorso formativo senza le adeguate, avere il lavoro in mano. Esatto, capacità di poi operare in maniera concreta sul posto di lavoro. Su questo il Premier Gentiloni ha fornito una delle risposte che noi vogliamo ascoltare insieme a voi, perché mette a fuoco proprio anche l'impegno da parte delle istituzioni. Ascoltiamolo allora. Una componente fondamentale dell'investimento pubblico è destinata al rafforzamento della formazione in tutte le sue declinazioni e articolazioni. Questa è la direzione che confermiamo nella legge di bilancio, che rafforza e rende strutturali gli incentivi all'assunzione di giovani impegnati in periodi di alternanza scuola-lavoro. Ci sono fatte polemiche sull'alternanza scuola-lavoro, che io capisco, perché ci sono sicuramente dei casi negativi e deprecabili, ma mettere in discussione questo traguardo, questo orizzonte, sarebbe un errore irresponsabile e il governo non lo farà. Incentivi all'assunzione dei giovani impegnati in periodo di alternanza scuola-lavoro e apprendistato duale, e potenziato gli investimenti negli ITS. Anche su questo tema quindi c'è una convergenza con le vostre proposte, che sottolineano la necessità di rimettere il lavoro al centro dei processi formativi.
Dunque, il lavoro al centro dei processi formativi. Professor Magatti, lei è anche segretario del comitato che appunto ha organizzato le settimane sociali qui a Cagliari. E, dice convergenza il Premier, è soddisfatto di questa risposta? Sì, siamo molto soddisfatti perché il Premier riconosce che la proposta che abbiamo fatto non solo è pertinente, è opportuna per il Paese e può rafforzare l'azione del Governo. Il tema è un tema, diciamo, culturale generale. Abbiamo troppo allontanato lo studio, il cervello dalle mani e dalla realtà. Dobbiamo avvicinarla superando le battaglie ideologiche, non si tratta di svalorizzare lo studio, tutt'altro, si tratta di riconoscere, come nella nostra tradizione, che c'è una conoscenza puramente, diciamo, intellettuale, c'è una conoscenza che passa attraverso il rapporto con la realtà. Dall'artigianato in avanti all'arte, la storia italiana è fatta di una conoscenza che si impasta con questa realtà. Ecco, qui stiamo dicendo che l'Italia non può essere l'Italia se non mette a fuoco questi strumenti. Cerchiamo di capire anche come, nel senso, un tempo si andava a bottega, si rubava il mestiere. Ecco, oggi quale potrebbe essere la via migliore? Ma le vie migliori, le vie sono tante e appunto col Premier ne abbiamo discusso. Si tratta da una parte di rafforzare la parte della formazione professionale che lavora bene in alcune regioni, in altre regioni, soprattutto quelle meridionali, invece non funziona. Si tratta di rafforzare l'apprendistato che rimane un canale fondamentale per accedere al mercato del lavoro, si tratta di aumentare le occasioni in cui anche chi frequenta corsi di scuola superiore ordinari abbia la possibilità di avvicinarsi ai luoghi del lavoro e integrare sia a livello di scuola superiore che di università il mondo dell'impresa col mondo della scuola. Marco, lei è stato anche all'estero, qui tra l'altro abbiamo degli oggetti, dopo li raccontiamo perché altrimenti non si capiscono così, che però raccontano la sua esperienza di vita. Ecco, dove è riuscito a formarsi in questa direzione, come diceva il professor Magatti, dove è riuscito, in quale paese intendo di quelli all'estero che ha studiato, dove ha trovato meglio queste prospettive? Ma sicuramente penso di aver colto delle cose differenti rispetto ai diversi paesi in cui sono stato. Dall'Inghilterra sicuramente e dall'Australia si ha la possibilità di cogliere quanto sia organizzato un paese. Faccio sempre l'esempio che quando ho avuto bisogno di una cura sanitaria in Australia, il rimborso l'ho chiesto a uno sportello qualunque, mi è stato dato cash sul momento, una cosa che qua è abbastanza impensabile, mentre invece la realtà americana, la realtà californiana è assolutamente utilissima dal punto di vista dell'imprenditoria vera e propria, quindi lì si respira aria proprio di impresa, chiunque sa cosa vuol dire fare impresa, in che modo viene presentato un prodotto, vendere un qualcosa lì è quasi un dogma, ma per tutti, anche per l'uomo qualunque della strada. Certo, e veniamo forse al tema anche più interessante tra le proposte, ecco, avanzate in questo pomeriggio, è il cartello numero 3, la grafica 3, che recita così, la leggo con voi: tenendo conto delle scadenze, dei vincoli europei, rimodulare le aliquote IVA per le imprese, cioè sintetizzo, IVA più bassa per imprese virtuose, giusto? Sì, imprese che rispettano dei canoni di sostenibilità ambientale e sociale, naturalmente con delle certificazioni da parte terze. E come si fa? Chi garantisce su questo? Beh, chi garantisce? Abbiamo strumenti oggi che ci permettono di misurare l'attenzione che l'impresa dedica sia nella filiera della produzione piuttosto che nelle emissioni, sia per quanto riguarda il rispetto dei diritti sindacali, livelli di salari e così via. L'aspetto importante è che l'IVA, che è uno strumento naturalmente di imposizione fiscale, può servire per spingere avanti e favorire coloro che creano, nelle parole di questa settimana, un lavoro degno, ma sono poi anche quelle stesse imprese che poi, andando per quella strada, sono capaci di essere più competitive. Quindi tu usi lo strumento fiscale non solo per far cassa, ma per orientare i processi di trasformazione economica. E questo credo che sia un tema che deve avere ha uno scenario un po' più lontano, perché se ne deve parlare in Europa,
ma noi speriamo che il governo sul nostro input si faccia promotore di queste iniziative a livello europeo. Credo che sia l'anno prossimo, insomma, che si chiuderà il cerchio in Europa e quindi dobbiamo aspettare, avere un po' di pazienza. Ecco, su questo nel 2018 verrà riavviata la rinegoziazione appunto sulla questione dell'IVA e noi ci auguriamo che il governo italiano, partendo da queste settimane sociali, sia il capofila di una riforma in questo senso. E sarebbe davvero interessante. Quarta proposta, il accentuare il cambio di paradigma del codice dei contratti pubblici, cioè sostanzialmente questa proposta è stata indicata dallo stesso Pontefice, lo ricorderete nel videomessaggio di giovedì a inizio lavori, e si riferisce proprio alle cosiddette gare d'appalto al ribasso. Insomma, potremmo dire che la corsa al ribasso non è sempre, anzi non è mai per le pubbliche amministrazioni, garanzia di qualità, giusto? Questo come cittadini italiani lo sappiamo tutti bene. La corsa al ribasso, chi spende poco in realtà non ha mai la possibilità di comprare un gran prodotto. Naturalmente questo non significa che la pubblica amministrazione può diventare spendacciona. Qui noi chiediamo che si passi da un ribasso basato semplicemente su un'unica dimensione che è il prezzo, a invece a appalti che siano in grado di valutare la qualità complessiva, anche qui ambientale e sociale, dell'offerta. Questo è molto importante perché lo Stato è un grande acquirente, quindi se adotta una politica di questo tipo è in grado di spostare significativamente il modo di fare impresa e come cittadini avremo il vantaggio di avere anche opere pubbliche migliori. Sentiamo che cosa aveva risposto il Premier Gentiloni proprio a proposito di questo. Ascoltiamo. La dignità del lavoro va difesa innanzitutto quando il committente è lo Stato, come nel caso degli appalti pubblici. Una delle proposte più forti della vostra settimana sociale, quella di un cambio di paradigma, dalla logica del massimo ribasso a quella della massima dignità, che tenga conto della responsabilità, l'abbiamo visto prima, sociale, ambientale, fiscale delle imprese. Su questo tema abbiamo fatto alcune scelte importanti. In primo luogo abbiamo abrogato le norme in materia di responsabilità solidale degli appalti. Anche questo era oggetto di un quesito referendario. Rafforzando in questo modo il regime di tutela dei lavoratori. Ma soprattutto il nuovo codice dei contratti pubblici ha sancito il superamento del principio del massimo ribasso che è stato sostituito per la maggior parte dei casi dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ed è vero che su questo c'è bisogno di fare un lavoro di formazione nella pubblica amministrazione per diffondere e far conoscere i principi del nuovo codice che, come sempre avviene nel nostro Paese, in una primissima fase rischiano altrimenti non di velocizzare ma di rallentare le procedure che sono così importanti per gli investimenti pubblici degli appalti. Abbiamo un nuovo codice, dobbiamo lavorare per farlo conoscere e per farlo rispettare. Insomma, un nuovo codice c'è, però occorre forse un piccolo passo in più anche sul piano culturale rispetto a questo tema. Sì, il governo ha già fatto dei passi nella direzione da noi indicata, ma non è esattamente ciò che noi proponiamo. Attualmente c'è, appunto, siamo passati da un criterio di convenienza economica complessiva che include altre dimensioni oltre il prezzo, e questo è un passo in avanti. Come per l'IVA prima, anche nel caso degli appalti noi chiediamo che il criterio della massima dignità includa dimensioni di sostenibilità ambientale e sociale. È naturalmente un percorso, una strada. Il Premier ha detto che in questo momento ci pare di capire non è in grado di assumere questo impegno, ma noi pensiamo che questa sia la strada che lui stesso riconosce quella giusta. E da imboccare. Queste le proposte. Adesso però è come un fazzoletto legato, no? Gli impegni da prendere. Così sul finale abbiamo visto Monsignor Santoro consegnare proprio al Premier un dono, un regalo e un metro. Vogliamo rivedere proprio questa fase, come per dire adesso prendiamo le misure sugli impegni presi. Eccolo qua. Signor Primo Ministro, abbiamo pensato, per ringraziare di questo suo intervento, della sua presenza, di darle questi due segni, un regalo,
con il metro, misuriamo l'efficacia del nostro impegno. Quello che abbiamo detto vale se diventano fatti, per cui è proprio il nostro regalo. E poi prima dell'altro ricordo, visto che io prima di essere presidente del comitato organizzatore e scientifico delle settimane sociali sono vescovo di Taranto prima, ecco, allora colpo di scena. Siamo qui amico. Allora le faccio un appello che per quanto compete al suo governo questo rapporto lavoro-ambiente sia sostenuto e difeso, che si ponga, perché è una situazione che non è solo di Taranto ma è di vari punti dell'Italia, che si ponga fine alla devastazione della casa comune dell'ambiente e poi ancora dall'altro lato siano evitati questi 6.000 esuberi e siano garantiti i diritti dei lavoratori acquisiti. Ecco, professor Magatti, inutile dire che a noi giornalisti questa parte è piaciuta moltissimo sul piano della comunicazione, no? Perché tra una battuta e l'altra però sono passati messaggi importanti in pubblico, la difesa dell'ambiente, la difesa dei posti di lavoro, no? Sì, è il senso di queste settimane sociali. Abbiamo parlato di un cambio di paradigma che è in corso e che riguarda l'economia del futuro. Oggi abbiamo visto un film che credo sarà trasmesso tra poco stasera, su questo canale. Stasera. Guardatelo, perché lì si fa vedere che ciò di cui stiamo parlando qui a Cagliari non è una fantasia, non è una teoria, esiste già. Si tratta di rafforzarlo, di implementarlo e di dire ai nostri figli che non si tratta semplicemente di far ripartire una macchinetta, ma che c'è un futuro davanti a noi. Ecco, allora, siccome l'ha anticipato il professor Magatti, lo dico subito, alle 21:20 il lavoro che vogliamo, dopo ve lo ricordo. L'esperienza del lavoro continua a essere un'esperienza che ci definisce, ha detto il Premier Gentiloni, che definisce la nostra identità. Una delle vicende forse più complesse, ma che identifica di più qui la terra di Sardegna, è quella dello stabilimento di Portovesme, che produce alluminio, zinco e piombo e che sorge in un territorio fortemente toccato dalla crisi. Fra le tempeste occupazionali, ecco in che modo i lavoratori hanno provato però a trovare un'intesa anche con l'azienda. L'inviato è Maurizio Dischino. Vediamo. Io lavoro alla Portovesme da 30 anni, ho la fortuna di lavorare nell'unica fabbrica ancora aperta nel territorio del Sulcis Lilesiente. Posso dire che negli anni c'è stata una grande trasformazione di questa fabbrica, sia nella fase culturale che nella fase produttiva dell'azienda. I sindacati riconoscono che la multinazionale svizzera Glencore in Sardegna ha rilanciato il lavoro nella Portovesme da quando l'ha acquistata alla fine degli anni 90. La fabbrica ancora subisce i residui della gestione passata delle partecipazioni statali, tra cui l'impatto ambientale sulla salute umana dei siti di stoccaggio dei materiali di scarto. C'è l'attesa su come il Parlamento italiano e la Comunità europea trovino una sintonia sugli ulteriori sgravi del prezzo dell'energia elettrica che grava per il 40% sui costi di produzione. Comunque, con l'inaugurazione di un nuovo impianto che ricava soprattutto zinco, piombo, rame e acido solforico dai minerali estratti e con l'assunzione di 60 giovani, di fatto si è stretto un patto sociale tra la proprietà e gli operai, 610 interni, 900 delle imprese di appalto e oltre 1.000 dell'indotto. Siamo riusciti a trovare degli accordi sociali dove permettiamo ai nostri colleghi, purtroppo molto anziani, di andare in pensione, non raggiungendo i requisiti per la pensione, ma comunque stando a casa, e gli abbiamo fatto assumere i figli. Perciò ci ritroviamo in un contesto veramente sociale dove prima i padri aiutavano i figli, adesso ci ritroviamo con i figli che devono aiutare i padri almeno per quei pochi anni che gli mancano ancora per andare in pensione. Il settore carbonifero è tracollato e la Portovesme, superstite dell'industria metallifera, non può soddisfare le richieste di lavoro di tutti i giovani del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest della Sardegna, dove su 130.000 abitanti dell'area 35.000 sono disoccupati, per lo più giovani. Una generazione che ha subito pesantemente, costretta all'immigrazione. I miei 6 nipoti, 5 sono tutti immigrati, tra Spagna, Italia del Nord e Italia del Centro.
Giuseppe, presidente della cooperativa San Lorenzo, e Don Salvatore Benizzi, che da 30 anni condivide le lotte dei minatori e degli operai, come il direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Iglesias, adesso insieme accolgono detenuti a fine pena e li educano a reinserirsi legalmente nel lavoro. Purtroppo sono diversi casi di giovani sardi esclusi dal tessuto produttivo che delinquono coltivando marijuana e sono diversi casi di suicidio. Ma ci sono giovani che non si fanno rubare la speranza, soprattutto quei giovani che stanno recuperando le tradizioni sarde agropastorali e stanno investendo sul turismo rurale. Lavoriamo sulla tradizione e sull'innovazione che ci è stata tramandata dai nostri genitori e dai nostri nonni. Quindi oggi di agricoltura e di allevamento si può vivere in questa terra. Insomma, un patto sociale, sembra di capire, fra giovani e anziani, come le proposte di cui insomma, si è parlato oggi, ma anche un patto che sembra non porre su barricate troppo contrapposte, cupe, l'azienda contro gli operai, come un tempo. Stamattina, ecco, io riprendo il titolo, un passaggio della sua relazione, l'Italia è invecchiata male. Siamo in tempo però per una strada percorribile, come abbiamo visto nel servizio. Ma nella vita si è sempre in tempo, finché c'è vita abbiamo, c'è speranza. Abbiamo speranza. Naturalmente, quindi siamo in tempo. L'importante è che consegniamo al passato un'epoca in cui abbiamo immaginato che la finanza potesse risolvere tutti i problemi, compresa la finanza pubblica, che entriamo in questa nuova stagione dove prima bisogna mettersi insieme, perché solo insieme si può raggiungere l'obiettivo, per produrre un valore. Cosa vuol dire produrre valore? Vuol dire generare qualche cosa che ancora non c'era, realizzare un obiettivo e raggiungere delle priorità che abbiano una dimensione economica, ma non solo. Questo è il codice che stanno seguendo le imprese e i territori in giro per il mondo per la crescita e che indica una direzione diversa dalla stagione del neoliberismo. Anche se non viene detto, è del tutto evidente che la stagione neoliberistica è finita. Siamo in un'altra stagione storica e prima ce ne accorgiamo e meglio è. E qualcuno che se ne è accorto subito è proprio Marco Sideri, questo giovane sindaco di 32 anni, vero sì. Marco? È una storia che parla ancora di Sardegna, perché è nato in Sardegna, laurea in economia, master in sviluppo economico però a Manchester, quindi in Inghilterra, poi non dico costretto, però in qualche modo sollecitato ad allargare gli orizzonti, ad uscire da certi schemi forse troppo stantii anche sul piano della storia, decide di emigrare prima ad Adelaide. Questo che vedo, cos'è il tesserino dove? A Manchester. L'Università di Manchester, sì. Prima però va ad Adelaide, quindi il boomerang. Esatto. Boomerang, questo è un boomerang poi di fatto in, dagli aborigeni, quindi arte aborigena, autentica australiana. L'idea nasce soprattutto dal voler dare al proprio, alla propria formazione un qualcosa in più rispetto a tanti ragazzi meritevoli che hanno magari un 110 e lode all'università. Certo. Quello che serve al giorno d'oggi è un qualcosa in più, sia dal punto di vista di un'apertura mentale che può dare un'esperienza all'estero, sia dal punto di vista delle competenze che uno può acquisire e dalla lingua. Marco, è stato tutto rose e fiori partire o no? Perché va bene, i ricordi adesso sono belli da rivedere, ma quando bisogna partire, come si parte? Beh, come è partito lei? Certo, lì chiaramente c'è un sentimento che si divide tra l'entusiasmo per quello che si può trovare in una realtà ancora non familiare e la paura di poter fallire, di non essere in grado di adattarsi facilmente al nuovo contesto. Di lasciare la sua terra. E di abbandonare la terra da cui si ha origine. Poi gli isolani tipicamente... Ci sono anche dei simboli su quel tavolino, no? C'è il simbolo della Sardegna, il simbolo della... di una maschera. Esatto, sono dei simboli proprio autenticamente sardi. Ma quel braccialetto, questo adesso lo vedete a casa, questo braccialetto, questa collanina se l'è portata nei suoi peregrinari, no? Ho sempre avuto un qualche... Eccolo qua, la maschera, sì. Questo è il simbolo della Sardegna, giusto? È una maschera sarda, sì. Cioè lei sarda. Guardava la maschera e anche se era da Adelaide in Australia... sentiva il richiamo della terra. Assolutamente, sì, anche perché seguivo comunque da lontano quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri eventi che caratterizzano la nostra terra. Si sente fortemente, soprattutto in una terra lontana come l'Australia. E quindi, a un certo punto, queste competenze maturate consentono a Marco di tornare a Cagliari, nella sua Sardegna.
Ma quanto ci ha pensato e perché questa scelta? Devo dire la verità, nel 2011, dopo che quando ero in Australia, ho avuto una proposta per un dottorato di ricerca in Inghilterra. Però, nonostante fosse un'offerta allettante, ho preferito tornare qua, sia perché avevo voglia di mettermi a fare un qualcosa di più pratico. E che cosa l'attirava? Perché è tornato qua a Cagliari? Perché il legame con la terra forte, con la nostra cultura, e poi la volontà di poter fare un qualcosa, di realizzare qualcosa qua, in questa terra, dopo aver ricevuto, dare anche qualcosa, appunto, creando un'attività mia propria, qualcosa che potesse appunto. Oggi ha una start-up. Che cos'è una start-up? Colmi la nostra ignoranza. Un'impresa innovativa. Cioè? È proprio un regime particolare di impresa che per i primi 5 anni dalla sua costituzione può essere annoverata fra le start-up e quindi con delle agevolazioni fiscali in cambio appunto di degli investimenti in ricerca e sviluppo. E quindi in questo senso noi cerchiamo sempre di poter avere nuovi progetti, soprattutto europei, attraverso i quali mettiamo in pratica delle soluzioni innovative. È come se tutto questo non bastasse, questo andare, tornare come un boomerang praticamente, lanciato dalla Sardegna, tornato esatto. In Sardegna, e accade che nel 2015 Marco Sideri, dopo le amministrative nella sua città, diventa sindaco di Ussaramanna, 500 abitanti, sì, quindi un piccolo 530. Borgo, un piccolo centro. Dovremmo avere delle foto di quando era nella Silicon Valley, cioè con la scritta di Google, quindi proiettato nel sistema internazionale, proiettato sui mercati, eccolo qua. Esatto. La Silicon Valley, e qua da siamo. Lì direttamente a Ussaramanna, sindaco di 500 abitanti. Secondo lei perché l'hanno scelta? Metta da parte l'amor proprio. Mi auguro che mi abbiano scelto perché hanno visto in me una persona che potesse avere un'apertura mentale, che desse un qualcosa in più in virtù proprio di queste esperienze e che potesse in qualche modo mettere a frutto quelle che sono le mie conoscenze anche in ambito dei progetti europei, nella parte pratica, le conoscenze che si maturano anche a livello internazionale. Infatti il nostro comune è beneficiario di un progetto Interreg Med che per un piccolissimo comune non è una cosa così consueta, perciò penso che sia stata questa la scelta, voler scommettere su una persona giovane che ha comunque maturato determinate tipi di esperienze. Adesso lo chiediamo al professore però, perché questa è l'Italia che vogliamo raccontare, un'Italia che affronta le fatiche, però alla fine ci mette la faccia e prova a reagire. Sì, è l'Italia delle persone, c'è sempre stata, gli esseri umani sono intelligenti, sono resilienti, delle volte sono cattivi, ma tante volte sono buoni. Una delle cose più impressionanti, no, è che quasi non ci crediamo più. Sembra come sentire delle favole, ma in realtà l'essere umano è sempre stato questo. L'essere umano ha attraversato i millenni, è arrivato fin dove è arrivato perché è resiliente, cioè è capace di assorbire le difficoltà, è capace di pensare il nuovo, è capace di stare con gli altri, è capace di andare avanti anche quando è difficile. Noi siamo fatti così. Così, da un essere umano come Marco a un altro essere umano è la storia di Ranieri. Andiamo a Ragusa. Ranieri è un giovane trentenne, si ritrova con una proprietà di famiglia gravata da un'ipoteca dopo la scomparsa del padre. A salvare il suo futuro è un aiuto indispensabile arrivato dalla diocesi di Ragusa e di Noto tramite il fondo di garanzia. La sua vicenda è specchio di una situazione locale segnata dalla grande crisi agricola che attacca il bene primario, la nostra casa, le nostre mura, e troppe case lì finiscono all'asta, mettendo a rischio la quotidianità di tante persone. Ma vedrete che un lieto fine c'è anche in questo caso. Io però su questo servizio, mentre va il servizio, voglio salutare il professor Magatti, grazie segretario, grazie per essere stato qui con noi in questa serata, per averci accompagnati, la lasciamo libero di tornare agli impegni che proseguono proprio qui. Grazie, buonasera, grazie segretario. A voi. Mentre noi ce ne andiamo a Ragusa, l'inviata è Cristiana Caricato. Ecco. Ma la vita appunto, perché una volta coltivare questi terreni era difficile e duro e quindi decisero di chiamarla così perché si faceva una malavita ad arare, a lavorare i terreni con i buoi. Per me questo terreno è la vita, la storia della mia famiglia, il futuro anche, tutto ciò che ho.
che mi rappresenta. Ranieri, 35 anni, ha un amore viscerale per la propria terra. A pochi chilometri in linea d'aria dal mare, dal castello di Donna Fugata, la proprietà di famiglia gravata da un'ipoteca. Nella contrada, ad una manciata di minuti da Ragusa, il sogno incompiuto ereditato dal padre scomparso troppo presto, di una casa vacanze per un corpo a corpo con la bellezza della Sicilia. E questa qui è una struttura ricettiva e vorrei appunto unire altre attività come appunto l'uliveto, quindi produrre l'olio, poter allevare dei polli in maniera ruspante come si faceva una volta, quindi dare dei prodotti genuini, vivere con la natura nella maniera più, diciamo, naturale possibile. Se oggi Ranieri può immaginare un futuro legato alla sua terra, lo deve al microcredito per l'avvio d'impresa, una realtà fortemente voluta dalla diocesi di Ragusa, che ha risposto all'urgenza occupazione sul territorio, coinvolgendo la Camera di Commercio locale e altri enti privati nella creazione di un fondo di garanzia di oltre 1 milione di euro da mettere a disposizione di nuove imprese. Sono 77 i progetti avviati con prestiti a tassi agevolati. Più di 120 persone lavorano grazie a investimenti che non superano mai 20.000 euro, ma che mettono in moto economia e indotto. Siamo insieme due diocesi, la diocesi di Ragusa e la diocesi di Noto. Abbiamo messo insieme una somma, diciamo, considerevole per poter, direi, evangelizzare, ma non soltanto con le parole, dando anche la possibilità alla gente di poter creare una propria forma lavorativa. E quello che noi possiamo fare è proprio quello di dare l'aiuto iniziale, lo start-up per l'appunto. Una decisione, quella della diocesi, che nasce dal bisogno creatosi in un'area che, eccezione nel sud Italia, solo negli ultimi anni è andata in sofferenza per la crisi nel settore agricolo. Dagli anni 2000 in poi il sistema ibleo, diciamo, ha conosciuto gravi difficoltà soprattutto nel settore dell'agricoltura, che è quello che tirava di più. In questo senso, venendo a mancare questo sostegno economico, è ovvio che dietro tutto questo si tira dietro anche tutte le altre attività, dall'artigianato ai servizi anche. In molti, come Ranieri, rischiano di perdere il bene primario, la propria casa gravata da debiti a cui non si riesce a far fronte. Da qui l'intervento della Chiesa locale, che oltre ad occuparsi di coloro che, caduti nella spirale della povertà, vedono le proprietà andare all'assa, cerca di rimuovere le cause dell'indebitamento e di creare lavoro. Senza una busta paga e avendo un'ipoteca già sugli immobili era impensabile avere qualsiasi cifra, sia dai 1.000 euro in su, quindi ogni strada e ogni possibilità per me era preclusa, diciamo, ed è stata appunto un'opportunità significativa. La diocesi di Ragusa è il soggetto gestore del fondo di garanzia, a cui tutti possono accedere se hanno una buona idea. La sorella e il fratello di Ranieri sono emigrati in Australia con una laurea in tasca e 1.000 rimpianti. Ranieri ha deciso di restare per una passione che, nel nome del padre, continua a portare avanti. La campagna, secondo me, è una testimonianza divina, proprio del creato. Io, quando sto sul trattore, quando raccolgo le olive, trovo la mia dimensione. Io sto in pace con me stesso, non ho bisogno di altro. E quindi era anche questo che io qua, anche con gli ospiti, a me piace conoscere gente nuova, far sì che altre persone possano godere di quello di cui godo io. Io qua sono come un custode, mi sento. Così si può tornare a guardare la terra non più come ad una maledizione, ma come un'opportunità, come vita. Beh, devo confessarmi che sia Cristiana che io siamo rimasti veramente ammirati da questo giovane, da Ranieri. E Marco, volevo chiedere, insomma, una breve riflessione. Un giovane come lei ha sentito i fratelli, sorelle emigrati in Australia, e lui che resta invece tenacemente nella Sicilia segnata dalla crisi agricola, come la Sardegna del resto. Però si può reagire,
Assolutamente, mi piace molto la figura del custode che ha citato, come qualcuno, perché l'agricoltore in effetti non è solo un'attività economica, ma è anche un qualcuno che tutela la natura e che produce un qualcosa che poi diamo per scontato, ma che poi quando ci spingiamo troppo nella produzione industriale vediamo che poi invece ci mancano i prodotti primari. E purtroppo questo è un errore che è stato fatto in passato, puntare troppo sull'industria pesante e poi avere questo tipo di risultato. Invece, per fortuna in questi anni c'è un ritorno alla terra, c'è una riscoperta di quelli che sono i valori primari e quindi assolutamente va fatto un plauso a lui, insomma, a giovani come questi che possono assolutamente trovare una nuova fonte economica anche dalla terra. Prima, scherzando, le chiedevo perché i suoi cittadini, insomma, avessero dato fiducia a lei nelle amministrative del 2015. È un piccolo risultato, forse c'è una piccola motivazione concreta. Mi riferisco, insomma, ai fondi che siete riusciti ad avere come comune di Ussuraman, no? 500 abitanti, però grazie alle sue personali competenze anche, cioè, ce lo spieghi meglio. Certo, insieme al mio consigliere che è esperto in politiche energetiche, siamo riusciti ad entrare in un progetto Interreg Med che si chiama Stores, grazie al quale siamo riusciti ad avere un sistema fortemente innovativo per i nostri cittadini che permette alle abitazioni dotate di un sistema fotovoltaico di essere autosufficienti a livello energetico. Quindi un beneficio tangibile, ma allo stesso tempo un grande ritorno d'immagine per un piccolissimo comune che riesce ad essere partner di grandi università europee. Allora direi che riguardando quel boomerang, no? È stato utile andare e tornare. È stato, come dire, veramente l'impegno più meritevole. Assolutamente. Grazie. Sì, dovrebbero farlo, chiunque può farlo dovrebbe fare un'esperienza di questo tipo, assolutamente. Grazie sì. Al sindaco Marco Sideri di essere stato con noi. Ciao. Allora ve lo ricordo, prima lo anticipava il professor Magatti, alle 21:20 verrà proiettato trasmesso su TV 2000 il docufilm del regista Andrea Salvadore. Dicevo proiettato perché in realtà è stato proiettato oggi pomeriggio qui, il lavoro alla presenza del ministro Poletti. Il lavoro che vogliamo, un racconto appassionato su chi ha perso, cerca e genera lavoro, senza smarrire la speranza sul futuro dopo una crisi che sembrava infinita. Alle 21:20 stasera su TV 2000. Grazie per averci seguiti e noi ci vediamo domani mattina, subito dopo la messa delle 8:30. Arrivederci.